un mio amico mi ha chiesto di fare un video intitolato "Se vi fosse maggior rispetto". Bene, cosa significherebbe? Che non siamo in un mondo reale, che siamo già in paradiso. Quello che aspetterà ciascuno di noi è proprio questo mondo finale, definitivo, quello in cui ognuno ha un profondo rispetto dell'altro, proprio considerandolo una estrazione di se stesso, considerandolo quel prossimo come se stesso, che tu rispetti, perché quello che fai a un altro di fatto lo fai a te. E chi non rispetta un altro in questo mondo a rovescio non sta rispettando se stesso. Il mondo reale non è così. E se noi crediamo che proprio a causa di questo mondo reale privo di rispetto ci sia un certo qual fallimento di Dio, allora dobbiamo considerare con più attenzione una creazione che sia totale e che dia a ogni singola cosa di tipo materiale o di tipo spirituale la sua possibilità di un autentico successo. Non in questo mondo qui, in cui, vedete, le cose si dividono. Questo mondo reale ha una realtà tale, oggettiva, che ogni oggetto, se ce l'hai tu, è tolto a me. E c'è una concorrenza che non è un concorrere allo stesso fine, ma è proprio un atto di concorrenza più o meno sleale, per cui ognuno degli enti in campo farà di tutto, se è dominato dall'egoismo, per entrare in possesso dei beni, infischiandosi altamente di cosa succede se quel bene che tu hai già in grande abbondanza, ma che desideri possedere in una quantità ancora maggiore, è tolto a qualcuno per cui è essenziale. Non puoi togliere ancora quei 10 euro per arricchire una tua quantità che è già sovrabbondante, se quei 10 euro significano la morte per fame di 5 o 6 bambini. Che se avessero tanto pane quanto quei 10 euro, almeno per un giorno ancora avrebbero vita. Ecco, noi siamo in un mondo, questo, che è organizzato sulla concorrenza. Sapete che ci sono dei proverbi che sono proprio il segno di una sapienza a livello popolare. E uno di questi è che la concorrenza è l'anima del commercio. Certo, in questo mondo noi stiamo commerciando. Il bene è quello che è e è oggetto di traffico. Va da te a me, da voi a noi. E alla sua caccia noi tutti sembriamo votati, perché questo bene, quando è un bene fondamentale come il cibo, sta alla base stessa della nostra sopravvivenza. Questo mondo qui è competitivo. C'è una lotta che sembra apparentemente crudele, crudelissima, proprio come quella lotta feroce che sta
alla base della vostra stessa vita. Chiunque di noi nasce ed è il frutto di una moria spaventosa di spermatozoi. Ci sono milioni e milioni di spermatozoi, quelli che sono eiaculati in un momento nel quale non c'è nemmeno l'ovulo lì da fecondare, quelli in cui c'è l'ovulo ma non è ancora maturo, non sono ancora i giorni esatti. E se contiamo il numero di queste possibilità di vita singola e soggettiva, che sono destinati in una crudeltà spaventosa della vita, affinché uno solo, due, tre, quattro, cinque, se abbiamo un parto gemellare così, al massimo cinque, riescono a raggiungere il traguardo. E gli altri, tutti morti, tutti spazzati via. Su questa crudele, spaventosa moria di possibilità di vita, è impostata la vita vittoriosa di quello spermatozoo che è riuscito a entrare nell'ovulo e a dare origine a un nuovo individuo. Chiunque di noi è il successo incredibile, miracoloso, proprio di quell'unico spermatozoo su tutti questi miliardi che lottavano per raggiungere la vita. Ecco, una concorrenza più grande di questa è mai possibile immaginarla a monte della vita? Quando la religione colloca alla base della vita Padre, Spirito Santo e Figlio, di fatto lo Spirito Santo, che è chi ingravida Maria Santissima, è, umanamente parlando, espresso dalla umanità di Maria. È l'espressione reale dell'incarnamento dello Spirito Santo come Dio fecondatore. Ebbene, la Madre, segno dello Spirito Santo, è proprio chi sta lì in mezzo, come un virtuale arbitro tra l'amore per il compagno, l'autore di tutto questo spreco di vita, e quel figlio che è stato il successo parziale all'interno di tutte le possibilità del padre, che erano milioni di milioni, e la donna, con quell'unico ovulo lì, farà lì da arbitro tra l'amore per il suo compagno e l'amore per la creatura nata dal suo rapporto di amore con il compagno. È in questo modo incredibile che la vita si sostiene. E in questo mondo qui non c'è rispetto. C'è una gara che assume gli aspetti addirittura di una ferocia. Perché se su tutti i semi dell'uomo chi vincerà nell'arco di tutta una vita, immaginiamola quella di un padre che è padre solo una volta nella sua vita, e immaginiamo i miliardi di semi di vita che sono l'espressione di quel padre, che cosa è un figlio, uno solo, rispetto a tutte queste infinite possibilità di figli? È così improbabile che proprio tu sia nato da quell'unico vincitore che, se considerassimo la vita nata secondo il calcolo delle probabilità, noi dovremmo dire: tu, amico, non esisti, perché la possibilità di quello spermatozoo che fecondasse proprio lui, l'uomo, su tutti quelli della vita del padre è tanto scarsa che tu proprio
non hai nemmeno la possibilità di esistere, eppure, oh, io ti vedo esistere. Insomma, questa vita con così poche possibilità di soppiantare in un figlio il padre è veramente un miracolo che noi vediamo, ma è anche secondo una ferocia con la quale la vita si sostiene. Vince chi è più veloce, chi è più forte, chi è più fortunato, chi ha tutto, ma tutto talmente sbilanciato nel senso della fortuna, che la vita di ogni uomo che nasce, nasce proprio nel segno di una incredibile fortuna, di essere nata proprio così come è nata. E la donna che, essa pure, se ha un figlio solo, ha avuto uno solo tra i tanti uova della sua vita, essa pure è lì, nello stesso modo. E questo modo non è il modo con cui le varie parti in campo si rispettano. Ve li immaginate voi questi miliardi di spermatozoi che nella conquista dell'uovo dicano l'uno all'altro: no, prego, fai tu, io rispetto le tue probabilità, vai tu, io ti faccio posto. La vita non è così. Questo mondo reale si poggia su una forza che per certi aspetti sembra addirittura disumana ed è alla base della costruzione umana. Questo mondo è il mondo di Cesare. Io sono tornato questa mattina dal seggio elettorale in cui ho votato. Anche io ho dovuto scegliere chi all'interno dell'Italia avesse il mio mandato di governare questo paese. Anche io sono stato in un certo senso costretto a togliere di mezzo questo, con una crudeltà nei confronti di tutti i concorrenti, per il bene dell'Italia. Ma in questo mondo qui non è possibile una concorrenza tale che vadano tutti d'accordo e si rispettino tutti. Questo mondo qui è feroce. Quelli che io lascio lì, rispettando le loro chance e demolendo tutte quelle degli avversari, sono una scelta per certi aspetti penosa. E io a cosa mi sono riferito per scegliere? Io ho cercato di difendere la vita. Io mi sento difensore della vita. E in che modo ho inteso difenderla? Difendendo coloro che in questa contesa elettorale ho creduto fossero i più ingiustamente attaccati tra tutti quanti. Laddove ho visto proprio la tenacia nell'aggressione, proprio espressa a livello di sistema, io mi sono posto come difensore dell'aggredito. E tra tutti quanti, avendo pensato con giustizia come stessero le cose in verità, ho individuato colui che era più attaccato di tutti, coloro che erano più attaccati di tutti, e li ho voluti difendere, proprio sovvertendo la logica di questo mondo che, mentre attacca tutti, almeno uno ci sia che difenda tutti dagli attacchi più virulenti e ingiusti che patiscano. Ecco, io ho scelto, basandomi sulle scelte più infernali che io ho visto in atto in questa contesa. Perché? Perché io riconosco che
occorre il rispetto reciproco. E quando ci ritroviamo, come nel mondo di oggi, in quello che accade oggi e domani, proprio laddove bisognerebbe che i vari contendenti cessassero di essere avversari, ma concorressero al bene dell'Italia. Questo occorrerebbe. Occorrerebbe l'armonia, il rispetto reciproco. E non esiste. Ognuno vuole fare fuori gli altri per insediarsi lì da solo, o possibilmente solo con i suoi amici e compari, nella gestione del potere. Questo è il mondo di Cesare. Il mondo di Cesare non è un mondo poggiato sul rispetto, ma poggiato sulla forza di un Cesare. E chi, come nell'antichità, sotto l'insegnamento che ci dà la storia, è questo Cesare? Quando nasce questo Cesare nella storia di Roma? Nasce nel tempo in cui proprio a Roma ci fu una spettacolosa, la prima rivolta di tutti gli schiavi della storia romana, i più costretti a giocare sulla loro vita erano coloro che nei circhi dovevano essere i gladiatori che si scontravano tra di loro e la cui vita poi, anche se erano vincitori o no, dipendeva da un pollice verso di un comandante che avesse diritto di vita o di morte. Ecco, ci fu la rivolta dei gladiatori. Ci fu Spartaco che riuscì a trasformare tutti costoro che erano i gladiatori costretti a scannarsi tra di loro per il divertimento altrui, in cui c'era proprio questo concetto per tenere buono il popolo: dagli il pane e dagli un circo in cui tu veda belve che si scannano tra di loro in una lotta mortale. Gli antichi, come accusativo, dicevano: panem et circenses, dagli il pane, ossia dagli da mangiare, e dagli da divertirsi. Hai fatto tutto, perché quando l'uomo ha la pancia piena e si diverte, non sta più nemmeno a pensare se il suo divertimento è la vita o la morte di uno come lui. Ecco, Cesare viene subito dopo la ribellione dei gladiatori. Un esercito è fatto dai gladiatori, ma questo esercito trova a contrapporsi proprio quel triumvirato che c'era allora tra Cesare, Pompeo e Crasso. Subito dopo che c'è la disfatta dei gladiatori, ci sono le guerre tra questi tre e Cesare si impone. Ecco, Cesare diventa quello che poi sarà il segno cui lo stesso Gesù si riferirà, definendo due mondi, uno di Cesare e uno di Dio, come due mondi opposti. Il primo, quello di Cesare, su che cosa si poggia? Forse su un conflitto di interessi che non ci deve essere? Ve l'immaginate nel tempo di Roma, in cui nel Senato si lottasse per eliminare proprio l'interesse privato in atto pubblico, dicendo che
i capi della Repubblica di Roma dovevano essere solo persone che non avessero conflitti di interesse. Ve li immaginate? Non fu questo a dominare. Riuscì a vincere chi era proprio più colluso con questa condizione qui, del conflitto di interessi. Perché l'interesse maggiore di Cesare era l'interesse di Cesare prima ancora che l'interesse di Roma. Beata quella Roma che riuscisse a far dialogare un po' il vantaggio di Roma e delle sue istituzioni con il vantaggio di Cesare. Quando c'è il mondo di Cesare, inevitabilmente c'è una collusione tra il bene di Cesare e il bene del popolo. È fortunato quel popolo che riesce ad avere un Cesare illuminato che subordini il suo interesse personale a quello del popolo. In un certo senso Ottaviano Augusto, che venne dopo, diede l'impressione di essere un Cesare così, che si tenne sempre nell'ombra, ma era nell'ombra solo per modo di dire. Cesare Ottaviano Augusto fu spietato nell'eliminare quegli avversari che Giulio Cesare non aveva eliminato. Quando Giulio Cesare si trovò addirittura Bruto, che gli era andato contro, lo perdonò. Cesare tentò in un modo straordinario di farsi amici i nemici che lo avevano attaccato a morte e li perdonò per trasformarli da nemici in amici. Ma se solo osserviamo l'esito di questa operazione fatta da Giulio Cesare nei confronti di Marco Bruto, ecco, naufragò, perché l'uomo in alcun modo non è in grado di andare oltre il suo modo di vedere. E il modo di vedere, c'è niente da fare, è talmente e sempre egoistico che mai si cala nelle attenzioni e nelle intenzioni di un altro. Perché se Marco Bruto avesse voluto osservare le ragioni di un Cesare che, ritrovatosi Marco Bruno come avversario mortale, lo ha perdonato per il bene di Roma, affinché cessassero le lotte in Roma, avendo tolto di mezzo gli avversari, proprio in quella logica del perdono che ti trasformi un nemico in un amico. C'è niente da fare, i nemici ti restano sempre nemici. E vedete chi, quale Cesare è stato chiamato poi Augusto? Quel Ottaviano che è venuto dopo di lui e che si è comportato nel modo esattamente antitetico a Giulio Cesare. Lui i suoi nemici li ha fatti fuori, per niente li ha perdonati, li ha tolti di mezzo, ha lasciato vivere solo coloro che rispettavano il suo dominio nascosto, perché Ottaviano Augusto diceva: no, io sono solo il primo cittadino. Invece Giulio Cesare aveva l'ambizione di essere giudicato un primo grandioso, riconosciuto primo e grandioso, che perdona i nemici per l'amore per Roma. Ma più forte dell'amore per Roma, costoro vedevano in Giulio Cesare l'amore per il suo essere l'imperatore riconosciuto, contro l'ottica di stare lì a osservare se le azioni di Cesare erano volte al rispetto reciproco. Tanto che sei stato mio avversario, ma io ti rispetto come persona, caro Bruto, figlio mio.
e voglio comprare il tuo rispetto, ti perdono. Se ci fosse rispetto reciproco tra Giulio Cesare e Cesare Ottaviano Augusto, sarebbe stato riconosciuto un bravo e iniziale Cesare, quel Giulio che era ritenuto così ambizioso, ma perdonava, anziché quell'altro che si teneva in disparte, comandava in un modo mafioso, che è stato riconosciuto dopo così grandioso, ma che cercò da grande furbo di non far comparire il suo interesse privato in atti pubblici. Egli apparentemente comandò standosi lì, non sotto lo sguardo di tutti coloro che, vedendolo primo, potevano ingelosirsi. E Ottaviano fu chi, per una grande quantità di anni, riuscì a mettere talmente il morso a Roma, che fece quella pace romana ottenuta attraverso lo sbaragliamento di tutti gli avversari, non il perdono, lo sbaragliamento, l'eliminazione reale. Ora, se noi dobbiamo osservare questi eventi, proprio io li metto uno nei confronti dell'altro, Giulio Cesare e Ottaviano Augusto. Il primo indispettisce a tal punto perfino un figlio perdonato che è ucciso. Il secondo ha il rispetto di tutti, perché chi non lo rispetta, prima ancora che trovi la forza per andargli contro, è eliminato. Ecco, chi in queste due condizioni ha portato a una pace lì a Roma? Tra questi due soggetti, il primo Cesare e il secondo Cesare Ottaviano Augusto, chi in effetti ha portato l'impero romano in quel modello di pace tra i due? Il primo o il secondo? Chi è sopravvissuto e arrivato fino alla sua vecchiaia è stato il più spietato tra i due, quello che meno era indulgente a perdonare, quello che aveva veramente più l'ambizione di se stesso, ma accortosi che se si esponeva correva dei rischi, comandò senza esporsi, fece proprio chi apparentemente non sta lì sotto il conflitto di interessi, e operando attraverso un sotterfugio riesce poi a metterla in quel posto a tutti gli avversari, tutti quanti, nessuno escluso, fatti fuori tutti, eliminati tutti, tolto di mezzo perfino l'avversario, quando in apparenza la figura egemone è tolta di mezzo solo attraverso un pro forma. Ecco, vedete, nulla cambia sotto il sole. Il conflitto di interessi in questo campo del governo umano è un falso obiettivo, laddove chi comanda, nell'ottica di Cesare, e è chi comanda con più spietatezza tra i due, non è chi in un certo senso ha dato ascolto in parte a Gesù Cristo perdonando, no, quell'altro che spietatamente non ha perdonato niente a nessuno. Il primo che fu abbattuto, ucciso addirittura per il conflitto di interessi che esisteva tra Giulio Cesare, che voleva affossare la Repubblica, e Roma. Il primo, proprio per questo conflitto di interessi così evidente, si trovò addosso tutti gli attacchi, che divennero attacchi mortali e riuscirono ad essere attacchi mortali, perché gli avversari
lavorando attraverso tutti quei sotterfugi che Cesare non aveva avuto, riuscirono a imporsi a Giulio Cesare. Chi da se stesso non aveva voluto che apparissero questi conflitti di interesse è stato chi li ha avuti più di tutti. Per cui, se dobbiamo guardare alla storia in un mondo che sia proprio diviso in due mondi, uno in cui regna Cesare e uno in cui regna Dio, per il governo di Cesare, la fortuna massima che ci possa essere in un popolo è che tutti coloro che hanno un grande interesse a governare, più o meno a essere parte nella rappresentanza dei governanti italiani, lì nel Senato, nell'altra delle due camere, chi più ha questo interesse personale, ecco, che ce l'abbia, ma che almeno abbinato al suo interesse personale ci sia anche quello per la cosa pubblica. Coloro di cui più c'è da diffidare è proprio chi, usando il criterio di Gesù Cristo e quindi facendo vedere cose che sembrano imposte come verità doverosa, la presentano come un grande amo messo lì per attrarre i gonzi. Chi è il più gonzo che esiste? Se lo immaginiamo come uno che oggi e domani è lì che deve essere pescato da una parte o dall'altra, è chi più cade nella trappola proprio di costoro che, essendo i più interessati ad avere potere personale, dicono che lo fanno perché non hanno alcun interesse per il potere e lo fanno affinché voi abbiate potere. E in virtù di questo attaccano a piè sospinto tutti coloro che riconoscono, un po' come Giulio Cesare, sono costoro che operano di nascosto, proprio come coloro che alla fine riuscirono con una grande quantità di coltellate a togliere personalmente di mezzo il primo dei Cesari. Ecco, io oggi, per la mia scelta, ho cercato di difendere quel Cesare lì che ho visto il più ingiustamente attaccato tra tutti quanti. Perché? Perché, senza farmi trarre in inganno da quelle che sono dichiarate le buone intenzioni, io mi sono messo a osservare in modo possibilmente imparziale. Nessuno di noi ci riesce. Ognuno deve tenere conto di quelle che sono le proprie basi di ragionamento, ma cercando di avere la massima libertà rispetto alla mia stessa predisposizione, io mi sono messo a guardare che cosa stava accadendo oggi, chi fosse il più attaccato di tutti o coloro che fossero i più attaccati di tutti in modo subdolo. E il modo subdolo è quello di un possibile Marco Bruto che, in nome del bene della Repubblica, avendo visto la Repubblica governata da un Cesare che perdona, ritiene in grave rischio la Repubblica, perché non era importante quel perdono, era importante
solo l'attacco fatto alla Repubblica perché c'era uno che era troppo fuorviato dal suo interesse personale. Quando l'uomo non è capace di andare a osservare una figura come quella di Giulio Cesare, che cercava di comandare trasformando gli avversari in amici e quindi rispettando tutti, quando c'è così, se ci fosse il rispetto non staremmo in questo mondo. Questo rispetto in questo mondo non c'è, e se tu perdoni in questo mondo non sembri quello che sei, uno che ti rispetta e ti perdona in virtù del rispetto. No, sembri solo un debole, ma continuando a vederlo come un nemico, proprio mentre egli ti ha rispettato, tu non trovi altro modo che buttarlo giù, perché a te, in sostanza, non interessa essere rispettato fino al punto che tu sia stato perdonato proprio mentre cercavi di buttare giù quello lì. No, a te non va proprio quello lì. C'è una sorta di tanto rancore verso il nemico che non stai più nemmeno a guardare che cosa realmente ha fatto quel Cesare lì. E allora, verso che cosa andiamo in questo disegno divino in cui la storia insegna, la storia è maestra della vita? Noi ci evolveremo così come abbiamo visto evolversi l'impero romano, passando da un Cesare che sembrava uno spaccamontagne, ma in sostanza non si era imposto in modo non rispettoso, passeremo a chi apparentemente rispetterà il valore di tutti, come fece colui che si disse solo il primo tra tutti e non il capo di tutti. Ecco, noi andremmo a finire in questo modo qui, perché la storia è maestra della vita. Qui non c'è rispetto per chi ti rispetta, per chi, anche se tu attenti alla sua vita, ti trovi di fronte a uno che ti perdona. Questo è un mondo di persone come quel Bruto, che quando Cesare lo vide tra i suoi congiurati gli disse: anche tu, Bruto, figlio mio, quoque tu, Brute, figli mi,